Salve a tutti ragazzi e benvenuti a distanza di una settimana da Perle Mirabili sul canale di Luke come Kalos Fisso o Kalos più Londra in un video, un format sperimentale, quindi dovete lasciare dei mi piace se vi piace questo tipo di video insieme a Luke. Presentati ragazzi, uomo. Ragazzi, siamo tornati dopo l'incredibile reazione Kalos la Fisso, storica Kalos più Londra, tutte queste belle cose qui e sono tornato questa volta però sul canale di Joe, quindi è una novità, dai, una cosa diversa. Esattamente, quindi innanzitutto mi raccomando, trovate il canale di Luke nelle schede in descrizione come primo commento. Passate e vedete la nostra reaction se non l'avete ancora vista, così vi fate due risate e capite i meme. Detto ciò, in questo video sperimentale, e Luke, quanti mi piace devono lasciare se gli piace questo video sperimentale, lo vogliono rivedere in altre circostanze con te? Ci proviamo ragazzi, sarà difficile, ma io voglio almeno 300 mi piace. Se sarà dura lo so, ma li voglio, dai. Prima cioè, volta conta che con il baretto ne faccio 220. Ma stavolta è diverso, stavolta 300 mi spiace. Stavolta ci sei tu zio, è un altro livello. Andate. Dunque Luke, allora non ci perdiamo in ulteriori indugi, andiamo a parlare del primo aspetto. Mi sono segnato i miei punti sul telefono. Il primo aspetto a freddo, dopo una settimana dall'annuncio dei giochi abbiamo delle opinioni precise, quindi Luke, cosa ne pensi della grafica di questi titoli? Io ho un'idea precisa. Sinceramente, a me la grafica piace, tutto sommato. Ok, può ricordare un po' quella di Sole e Luna, quello sicuramente. Però, sinceramente, ho visto le cose positive in questa grafica. Per esempio, i personaggi questa volta sembrano proporzionati, non più, insomma, fatti male, come ero abituati a vedere. Non so se sei d'accordo, Gio, ma... Sì, sono d'accordo, così, guarda. Sinceramente. Ti faccio una domanda che ho fatto anche a Fabio e l'ho mandato in crisi. Perché bellissimo. Lui, sai che lui... Sai che lui sostiene, cioè lui dice che gli piace di più quella di Let's Go perché era fatta sì, meglio. Sì, io okay. Ti faccio questa domanda. Pistola alla testa, okay. Ti impongono di giocare sempre con la grafica di Let's Go o sempre con la grafica di questi giochi di Spada e Scudo? Cosa scegli? Non lo so, io in questo momento andrei con la grafica di Spada e Scudo per diverse cose, appunto questa cosa qua, i personaggi secondo me è importante che sono proporzionati, invece prima so uno di 10 anni e uno di 5 è altri uguali, uno di so così a caso altri uguali, non sa come, vabbè, comunque mi piace, sinceramente preferirei questa grafica qui, ovviamente migliorata un po' nel corso del tempo, però questa qui direi. Sì, cioè sono d'accordo anch'io, secondo me il punto della questione è che in Pokémon Spada e Scudo hanno sacrificato un certo valore grafico proprio estetico, quindi sì, magari hanno sacrificato i Pokémon nell'Overworld, purtroppo. Hanno reinserito gli incontri casuali, magari per fare una grafica un po' diversa o in generale per creare un gioco un pochino più competitivo, magari dal punto di vista delle lotte. Però ciò non toglie che secondo me la grafica poteva essere curata un attimino meglio, soprattutto nelle ombre, sì, non tanto nelle ombre, nei contorni. Cioè, come stavo discutendo... Esatto, come stavo discutendo con Bea l'altro giorno, che sì, mi ha fatto notare questa cosa, cioè i contorni sono sfocati, cioè non sono ben bene, definiti come in Let's Go, quindi non lo so. È molto combattuta, sì, sicuramente molto combattuta tra le due, su quale la gente preferisca, è combattuta, quello sicuro. Alla fine quello che avevamo detto noi nella reaction, cioè non nella reaction, nelle previsioni, che era speriamo di tornare almeno oltre Sole e Ultraluna, si è avverato, sì, però... Sembra di essere tornati un po' troppo, capito? Sì, infatti ho visto che molti hanno detto sì, è ottava generazione, ma forse tipo generazione 7.5 per questa cosa qua. Molti hanno detto così. Forse ci si aspettava un salto di più col cambio di console. Cioè, se tu metti a paragone il salto che c'è stato tra Nero Bianco, XY, con quello tra Ultrasole e Spada Scudo, non lo so. Sì, cioè... diciamo che però in ogni caso ho visto molta profondità nella grafica, finalmente, oltretutto. Sì, quello sì. E quindi io sono abbastanza contento al momento. Poi vedremo, magari appena li gioco dico no, questa grafica qua raga basta, non ce la faccio più. Poi secondo me c'è da calcolare un'altra cosa che nessuno ha mai detto, io non ho mai detto sì, su YouTube, cioè che il gioco in teoria gira a 60 fps e la Direct l'hanno fatta a 30. Quindi sì, non so se questo ha influito, capito? Probabilmente un pochino sì, cioè di nella Direct abbiamo avuto un'idea e magari nel gioco sarà tutt'altro, chi lo sa, esatto, non è difficile esatto, al momento dirlo. Cioè la domanda è, hanno fatto la Direct in 30 fps perché il gioco andava in 30 fps o perché c'hanno i vermi nel cervello? Questa è la penso è la che potrebbe essere un ottimo suggerimento questo, no, spero che vada a 60 anche,
alla fine, a novembre, speriamo. Magari dai. In maniera fluida a 60, visto che comunque non è Zelda, che voglio dire. Cavolo, dai, speriamo sarà meglio. Speriamo almeno in quello. Però dai, tutto sommato sì, anch'io ho un giudizio sufficiente per la grafica, da rivedere un pochino secondo me in versione definitiva. Però ovviamente. Anch'io se dovessi rispondere alla mia domanda, cioè giocare per sempre con Pokémon Spada e Scudo, con la grafica di Spada e Scudo e con quella di Let's Go, piuttosto ti giuro sacrifico i Pokémon nell'Overworld, però non posso rinunciare alle inquadrature, capito? Che poi le inquadrature, ultima cosa che dico, c'è anche qui la telecamera, non è ancora quella mobile come molti si aspettavano, da farti capire, quindi... Vabbè, però, sì, purtroppo. Cioè, telecamera mobile secondo me è sinonimo di open world, quindi non lo so, prima o poi la faranno, spero, sarebbe bello vedere un gioco di questo tipo, però per ora siamo qui e ci godiamo questo gioco, secondo me sarà comunque una grafica godibile tutto sommato. Esatto. Va bene Luke, secondo argomento, la grafica l'abbiamo stuprata totalmente, abbiamo parlato tantissimo, parliamo adesso degli starter. Io ho fatto un video sugli starter, sono stato dissato da tutti, però adesso voglio sapere cosa ne pensi tu dopo una settimana. Boh, io inizialmente ho avuto un brutto rapporto con questi starter. A me capita sempre che quando li vedo nel primo trailer, nel primo direct, dico no, questi starter non mi piacciono, non ce la farò mai a apprezzarli. Poi man mano che li vedo, comincio, insomma, faccio abitudine e mi piacciono. Infatti anche questi starter, sinceramente, mi stanno abbastanza piacendo. Tutto sommato rispetto, già ti ricordi le reazioni del primo trailer. Sì, sì. Non eravamo molto convinti, sinceramente, io e te. No, siamo rimasti tipo, Questi sono gli starter, ma dobbiamo proprio... No, sinceramente... In questo momento, tra Grookey e Sobro mi piacciono, Scorbunny magari un po' meno, ma secondo me, con l'evoluzione, se fatta in modo buono, può diventare anche lui un buon Pokémon. Vediamo però, tutto dipende dall'evoluzione. Uguale anch'io, cioè, io, come ho detto nel mio video intitolato Starter Copiati, ciao YouTube, dissatemi, ho detto che comunque a livello estetico non sono brutti. Io mi sono anche abituato un po' a Grookey, non c'era... Allora, io, sai che c'è? In Grookey, più lo guardo, cioè io lo guardo intensamente e mi sembra che prenda la forma di Rowlet, la faccia. Oddio. È un incubo, è un incubo. Sì. Ha sempre quell'espressione, insomma, in vecchio stile. Però a riguardarlo, cioè, esteticamente, se provo a scollegare il cervello, non mi dispiace. Sobol, secondo me, è bellissimo. Sì, Sobol è proprio bello, secondo anche me. Anche secondo me, anche secondo me. A me Scorbunny fa cagare. Cioè io non ce la faccio, lo trovo orribile. Scovanni è delicata la situazione, Gio, perché dipenderà tutto dalle evoluzioni. Cioè andrà bene o andrà male, molto dipenderà anche da quello. Non lo so, non mi piace, proprio zero. Allora, schifo no, però sinceramente mantengo il dubbio su Scorbunny. Mantengo il dubbio al momento. Grookey e Sobble sicuramente al momento mi ispirano leggermente di più, ma insomma questione personale, tutto lì. Spero in una bella evoluzione, cioè che non facciano un po' come quelli di sesta gen, che secondo me li hanno un po' inculati, soprattutto Chespin, poverino, che poveraccio, ha fatto poveraccio, una fine orribile. Cioè, sempre etichettato come... C'era la maggior parte tipo dei video il peggior starter proprio, mamma mia, povero Chespin. Non dico che non è che abbiano tutti i torti, tutto sommato. Ha fatto leggermente una brutta fine. Ok, argomento scottante, molto scottante. Nomi dei titoli, cazzo. Parliamone un attimo, per piacere, cioè, nomi. Diciamo che, se posso cominciare, suonano sempre meglio in inglese. Quello poco ma sì, sicuro, Pokémon Shield, Pokémon Sword. Pokémon cosa, scusa? Vabbè, la pronuncia è quella. Fate finta di niente, fate finta che io sia madrelingua inglese, anche se non è vero. Ciao Fabio. No, comunque in inglese mi piacciono già di più, in italiano, vabbè, ci vorrà un po' d'abitudine, già adesso va meglio rispetto al direct in cui ci saranno sparato addosso Spada e Scudo così a freddo. E dai, diciamo che i nomi possono starci, cioè col tema della ragione, con tutto. Tu invece, Gio, cosa pensi alla fine? Allora, io ti dirò, a Pokémon Spada mi sono abituato, cioè nel senso, già mi suona bene. Io, zio, Pokémon Scudo, non ce la faccio. Non ce la faccio. Cioè, mi fa stranissimo. Probabilmente è anche il fatto che siano due oggetti, come si è detto. È una cosa un po' nuova rispetto al titolo di Pokémon, quindi ti fa strano. Secondo me mi ci vuole un po' più di tempo per abituarmi, però ti giuro, Pokémon Scudo mi dà ancora quel brivido, capito? Cioè, quella sensazione di freddo mortale, non lo so. Ora, quarto
ed ultimo argomento, Luke, la fottutissima mappa, che è stata anche l'ultima che hanno rivelato. Ora, io ho un'idea ben precisa, voglio sapere la tua, adesso, istantaneamente. Allora, la mappa, sinceramente, come dicevo già dall'inizio, mi piace, vedo una mappa veramente molto varia, sembra una regione molto grande da esplorare, sinceramente. Cioè, molti dicono, cioè, ci sarà poco da esplorare, è piccola, a me sembra veramente grande, tutto sommato, vedendola così. Ci sono un sacco di ambienti particolari, veramente, cioè, si passa dalla neve alle campagne, ci sono tipo città fortificate, un sacco di cose interessanti, quindi la mappa mi piace, questa mappa è ispirata per la maggior parte al Regno Unito, dai, diciamo, ormai è ufficiale, sì. Cioè, ispirata per la maggior parte, quindi occhio quello che dico, al Regno Unito, per la maggior parte, quindi almeno... siamo sicuri. E sicuramente mi piace come mappa. Penso che sarà un'ottima regione. Non è Kalos, ragazzi. Non è Kalos, decisamente per citare, no. Per citare un noto youtuber di Pokémon. Niente, Gio, io penso che ci divertiremo in questa regione. Tu invece, cosa ne... sono curioso. Allora, secondo me, riguardo al fatto che sia piccola, molti si fanno ingannare dalla mappa. Sì, perché nel senso che la mappa... la mappa è molto superficiale, cioè è molto ovvio. Abbozzata. Se in Pokémon Sole e Luna avevamo una mappa comunque abbozzata, però c'erano tutti gli edifici. Qua no, invece. Qui è palese che non sia così. Manca diverse cose. Quindi secondo me in realtà la regione... Allora, secondo me Galar ha il potenziale per essere la migliore. Te la butto lì. Il potenziale perché c'è. Potenziale è caratterizzata da Dio, si vede che ha un senso proprio a livello di lore. Vai verso nord e continua a diventare sempre più industrializzata. Secondo me ha il potenziale per essere un'avventura a livello di trama veramente bella. La mia paura è che magari si faccia come in Pokémon X e Y, che per cercare di dare la possibilità di finire il gioco presto e di giocare il competitive, si crei sì una trama interessante, ma sviluppata superficialmente e soprattutto facile. Io spero che non sia così. Speriamo che Game Freak non torni sugli errori del passato. Secondo me non si può rinunciare alla lore di un gioco in favore del competitive. No, bisogna trovare il giusto spazio. Però tornando alla mappa, come dicevi tu, visto che abbiamo cambiato argomento a caso, sì, cioè è bella. Secondo me è molto bella, le ambientazioni sono belle, è diversa dalle altre, calcola, questo è importante. Cioè, sono sì le regioni innevate, però ci sono città particolarissime a sto giro. Molto particolari, tipo anche dei castelli, città molto grandi, particolari. Quindi occhio, perché potrebbero regalarci magia questi paesaggi. Secondo me questa regione, io te la butto lì proprio così, è intuito, è la mia così. Sensation. Questa sarà la migliore. Attenzione, a marzo, 5 migliore marzo. Migliore regione. E via. L'unico problema che temo è che sia unidirezionale. Cioè, che sì, si rischi di partire da sud e arrivare a nord per un percorso dritto, un po' come succedeva a Unima. Mi auguro che non sia così, però. Io sinceramente confido ancora nel fatto che, appunto, essendo una mappa che ancora conosciamo pochissimo, solamente per quel disegno che abbiamo, insomma, possiamo stare tranquilli, ci saranno molte cose da fare, quindi non andare solamente dritto da sud a nord, ma insomma fare qualche giro in più, diciamo, speriamo. Dunque, ragazzi, dopo una settimana a freddo abbiamo detto tutto quello che pensavamo riguardo a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, o almeno per quanto riguarda questi trailer. Fateci tutti quanti sapere nei commenti se vi piace questo tipo di format, se ne volete altri insieme a Luke, che possiamo registrarli anche su argomenti non legati a Spada e Scudo, non è necessario. Ok che fanno visual, però possiamo anche fare altri video. Esatto. Esistono anche altre cose, incredibilmente, no? In strada. Che altro? Cosa ho detto? Iscrivetevi al canale di Luke, mi raccomando, commentate qui sotto. E passate dai social per mettere la campanella. Luke, hai qualcosa da dire sul finale? Niente, sinceramente, ragazzi, mi raccomando, questi mi piace, belli carichi. E ci vediamo alla prossima. Dai, ci vediamo alla prossima, ovviamente, che ci sarà un prossimo episodio, sicuramente. Via. Un prossimo episodio di questo format, perché so che vi piacerà. Detto ciò, Luke, noi ci vediamo in un prossimo video e con loro, con i nostri cari fan, ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye, ragazzi.